Non sappiamo valorizzare il nostro territorio. Il nostro territorio è uno dei più belli d'Italia, uno dei più belli d'Europa, dove gli stranieri vorrebbero venire a vivere e anche a lavorare. Bentornati a questo nuovo appuntamento di QCC Magazine. Oggi siamo a Macerata con il sindaco Sandro Barcaroli. Grazie sindaco di averci accettato, di aver accettato il nostro invito a questa chiacchierata. Porta sempre aperta. La ringraziamo. Prima di iniziare, doveroso ringraziamento a tutti quanti i nostri sponsor, sostenitori e collaboratori. Ma sindaco, partiamo subito con la prima curiosità che mi viene, perché noi ci siamo conosciuti durante la campagna elettorale dove facemmo una chiacchierata presso gli uffici della sua azienda, perché ricordiamo che lei è fondatore di un'azienda importante per Macerata, per il centro Italia, la Med Store, quindi anche un imprenditore di successo. Ma com'è stato il passaggio, diciamo, da amministratore di un'azienda privata ad amministratore della cosa pubblica, ossia da uomo di impresa a uomo politico? Beh, se fai questo passaggio è perché ce l'hai dentro, se no non lo faresti. Perché passare da un'azienda privata dove sei te indirettamente a dirigere l'azienda con i tuoi collaboratori, a passare su un'azienda pubblica dove c'è anche la politica, Soprattutto, certo. soprattutto c'è la politica, e devi mediare con tutte le forze politiche, anche con l'opposizione, ma anche con la maggioranza, per fare bene di questa città, di questo territorio, è un impegno maggiore. Di là hai forse più responsabilità per i tuoi dipendenti, però sei tu che decidi, sei tu che fai delle scelte, sei tu che parli delle strategie che farà l'azienda da oggi verso il futuro. Qui viviamo, non dico giornalmente, ma quasi, con dei progetti che stiamo portando avanti per catturare più soldi possibili, però affrontando anche tutti i problemi che una città come Macerata, di 41-42 mila abitanti, complessa perché è una città sì piccola, ma ha tutto dentro questa città. Ci sono l'università, tutte le cariche istituzionali, c'è la chiesa, c'è l'imprenditoria. C'è tante cose per far diventare una città completa. Qui quello che dice oggi, forse domani dovrai affrontare un altro problema, come è successo anche in questi giorni, che ti capita sopra le spalle. Ah certo, poi magari ci arriviamo, ma lei è stato eletto candidato e poi eletto con una coalizione di centrodestra. Macerata è stata governata negli ultimi decenni sempre da un centro-sinistra. Come ha trovato, una domanda un po' cattiva che le sto facendo, però il ruolo me lo impone. Come ha trovato la città e l'amministrazione dopo tanti anni di governo di sinistra? Ma guarda, io ho trovato una città, io dico sempre che quella canzone che aveva fatto Jimmy Fontana, paese mio, questa in cima alla collina, addormentato, era addormentata Macerata. Una città addormentata. Sì, ho trovato qualche progetto e lo stiamo portando avanti, non è che i progetti che aveva fatto 30 anni di sinistra io li ho buttati via, quelli che c'era. Anzi, li ringrazio per aver fatto quei progetti, ma pochi progetti, pochi progetti. Il periodo è anche diverso, però erano arrivati anche parecchi soldi. Quindi Oggi sta arrivando più soldi, ma devi fare dei progetti continuamente e avere una struttura per poterli fare, perché se non fai questi progetti non puoi catturare questi soldi sulle varie tematiche che stanno arrivando sia dall'Europa, ma dalla Regione e dallo Stato italiano. Quindi devi essere un comune con una forza di progettualità enorme. certo. In più ricordiamo pure che magari lei è diventato sindaco proprio appena prima l'inizio della grande Sì, pandemia. poi dopo che Quindi c'è, che non è che sì. stai vivendo un periodo semplice e facile, quindi ti dedichi Certo. solo ai progetti, ma c'è la pandemia e c'è questo mostro che ci sta sempre. Prima è stato nel 2016 il terremoto, che per me ce l'abbiamo sempre pronto qui sotto a noi, quindi dobbiamo ricostruire con il cervello, far ricostruire in una maniera congrua di sismica che può reggere qualsiasi altro evento sismico che può arrivare, come tutti i paesi, prendiamo il Giappone, prendiamo. Eppure c'è un'altra pandemia nascosta che è quella economica, perché Infatti, proprio questa. questa è la domanda che le volevo fare. Mi scusi se la interrompo, ma No, proprio per ma stiamo capire. Sì, infatti, parlando. una chiacchierata, diciamo, molto informale. Ma perché, anche perché, infatti, la mia curiosità è proprio questa qui: come Macerata ha affrontato
queste problematiche della pandemia. Dal punto di vista sanitario lo sappiamo con il Covid Center con il Covid Sì, Center abbiamo di Genova, fatto ma a livello economico, il come sta la Covid città? Center che abbiamo fatto a Piediriba è stata una cosa bellissima perché in giro di poche settimane, quando io ho visto che il centro vaccinale che avevamo fatto prima non poteva reggere, perché si parlava di 250 persone al giorno, 300 persone al giorno, cioè avevano stabilito sia l'ASL con l'aiuto della Chiesa quell'oratorio di quella chiesa, e poteva andare bene fino a 250-300 persone. Quando ho visto che non erano queste persone che potevano essere vaccinate ogni giorno, in giro di 2-3 settimane abbiamo creato questa chicca, io la chiamo una bella palazzina per fare e arrivare a 1100-1200 vaccini al giorno. Oggi sono calati molto, oggi non stiamo facendo più Ma questi è una numeri. struttura che rimarrà perennemente Non o è rimane finita? perennemente. Io ho trattato con i Credit Leasing, che c'era data gradualmente, con l'aiuto di altre aziende tipo la Lube, ma anche la Fondazione La Banca, la fondazione dove la dirigente, la Del Balzo, Sì. che ci ha dato una forte mano per arredarlo così, l'abbiamo fatto in 448 e abbiamo l'impegno di averlo fino alla fine dicembre, forse ce l'avremo anche gennaio-febbraio. Ma sto vedendo già con il comune, abbiamo della terra, di progettare altri 2200 metri quadri di una struttura polivalente che Bene. potrebbe servire per tante cose. Aspettate, certo. Ma quindi, Nostra, e quindi certo. con i parcheggi nella stessa zona dove abbiamo fatto questo centro vaccinale, quindi è importante avere anche i parcheggi, perché quando hai 300-400 Sì. macchine, se non hai i parcheggi non li Quindi, metti. diciamo, questo è un nuovo investimento del comune, predispone anche, diciamo, un prepararsi del comune ad eventuali E al futuro, perché future ormai pandemie. vediamo Sì. che prima non c'era questa necessità. No, infatti. Adesso stiamo sfruttando un po' anche i medici di famiglia, le farmacie, però dobbiamo essere sempre pronti ad avere delle strutture comunali che Certo. possano essere polivalenti, Sì. utilizzate quando è Ma necessità che se, sì. vengono Sempre utilizzate. a livello sanitario, diciamo, è anni che si parla del nuovo ospedale di Macerata, si fa, non si fa, il luogo quello, il luogo quell'altro, ma in realtà come sta la situazione Ma ad la situazione sta abbastanza avanti perché i soldi in regione vedo che sono stati stanziati anche tanti per fare l'ospedale. C'è il problema di acquisire il terreno che è stato identificato, però è un problema che ormai con l'intenzione di farlo e con la volontà di farlo regionale potrebbe essere anche secondario, affrontabilissimo. L'ospedale sa da fare perché il nostro ospedale ha un'età molto vecchia per essere un ospedale, quindi è una struttura un po' anche fatiscente, tra virgolette, ma noi dobbiamo costruire un nuovo ospedale in Macerata, dobbiamo fare un progetto bellissimo, sia architettonicamente ma anche funzionalmente. Quindi io non ho competenze per l'ospedale, però ho competenze sui servizi dell'ospedale come sindaco della provincia. E quindi vorrei costruire un ospedale dove partecipano anche alla costruzione e alla struttura interna tutti i primari o i medici dell'ospedale, per costruire una chicca dell'ospedale dove lavorare è bello e dare dei servizi ad alto livello. Non arriveremo ai servizi che può dare Ancona, ma quasi a quelli di Ancona. Assolutamente. E pensa di riuscire ad avviare i lavori dentro la sua legislatura? Ma l'assessore Saltamartini ha detto che vorrebbe iniziare già nel 2022 con la prima pietra. Io ci spero, ci conto, perché adesso c'è questa storia della terra che stiamo definendo in questo periodo insieme alla Regione, insieme all'ASUR. Quindi una volta definita la terra, una volta che è stata un po' localizzata la zona, c'è da fare il progetto e partire. Quindi prima ci spicciamo e Meglio è, meglio è. certamente. Senta, passando dalla sanità al sociale, diciamo, quella pandemia ha creato, come diciamo prima, una crisi economica, una crisi anche sociale. Ma qual è la situazione, diciamo, delle classi più fragili qui a Macerata e cosa il Comune sta facendo per cercare di Ma supportarle? guardate, sul sociale c'è da aprire un percorso come un'autostrada. Oggi il sociale è la cosa più importante del comune, perché come hai detto la pandemia ha accentuato il sociale. Quindi ci sono parecchie famiglie che non hanno anche da mangiare, persone fragili, il contagio ha accentuato queste persone fragili. Vedete i fatti che sono successi nell'ultimo periodo da quello che sta succedendo.
La pandemia ha colpito anche la testa, ha colpito un po' tutti noi dal punto di vista, diciamo, di isolamento. Oggi c'è più un isolamento, non c'è più comunicazione, quindi il sociale diventa una cosa molto importante, che va da mancare, diciamo, proprio da dare dei passi veramente lì, ma anche da supporto psicologico, da un sacco di cose. Quindi io sul bilancio che farò per il prossimo anno del comune vorrei mettere sempre più soldi verso il sociale, Quindi un perché il comune. sociale identifica la città. Certo, quindi un'amministrazione volta alle classi più Più deboli deboli, sì. giustamente della Poi, ecco, cittadinanza. anche lì, se il sociale, come su tante altre cose, sport, roba del genere, unire il pubblico e il privato. Questa indubbiamente è una filosofia che può portare ad uno sviluppo di medio periodo sicuramente. Perché anche Ma questa città, il privato, è stato sempre allontanato da una sinistra che si era chiusa dentro i propri campicelli. Invece io ho visto che sto collaborando con tante industrie della zona che mi danno una mano anche sul sociale. ottimo, bene. Ma proprio in questo ambito di collaborazione pubblico-privato, noi abbiamo una provincia, quindi un comune ed una provincia, dove è povera di infrastrutture, proprio come diciamo, spina dorsale di tutto il sistema sia economico che sociale. Allora, Cioè, lei come sindaco del capoluogo di provincia ha dei progetti per ampliare, per favorire lo sviluppo delle infrastrutture? la prima cosa è che qui siamo 55 comuni e dobbiamo lavorare insieme. Dobbiamo avere comunicazione, dobbiamo avere un tavolo rotondo con tutti e 55. Se noi non siamo tutti insieme, questo territorio che è bellissimo, noi non sappiamo quello che abbiamo. Non valutiamo, non sappiamo valorizzare il nostro territorio. Il nostro territorio è uno dei più belli d'Italia, uno dei più belli d'Europa, dove gli stranieri vorrebbero venire a vivere e anche a lavorare, perché oggi con internet, con tutte le comunicazioni, computer o del genere, possiamo lavorare da qualsiasi posto più remoto della nostra campagna, collegarsi di notte con l'Oriente e collegarsi il pomeriggio con l'Occidente. E lavorare qui, magari a mezzogiorno va a piantare i pomodori, a coltivare i pomodori e a scaricarsi la testa. Quindi questo è un territorio bellissimo, dove c'è un'arte, una tradizione bellissima, dove c'è una cultura. Quanti teatrini abbiamo noi? Ce li invidia tutta Italia. Tantissimi, tantissimi. Paesaggio, che se andiamo sulla torre di Macerata, ci dovremmo prima mettere le bretelle e legarci alla ringhiera, perché la testa ci gira. E noi, se giriamo la testa, vedremo un territorio che va dai Monti Azzurri, al Conero, al mare, è uno dei territori più belli d'Italia. Quindi praticamente lei mi sta dicendo che sta attuando un po' quello spot che lanciò in campagna elettorale il sindaco della provincia, ossia riunire tutti i comuni per far sì che si sviluppi un progetto Ma io ci infrastrutturale sto provando, sto importante. parlando, però pensi la rivalità che c'è in Macerata Civitanova. Io col sindaco di Civitanova c'ho un buon rapporto. Quella è più mondana, è più, diciamo, un'altra città, Macerata un po' più signorile, un po' più sulle sue. Però insieme ben vengano che i ragazzi di Macerata vanno a Civitanova, ma anche i ragazzi o delle famiglie di Civitanova vengano a Macerata. Se noi non leviamo questi campagnanismi, allora ci chiudiamo dentro il muro del Medioevo, ma dentro il muro del Medioevo oggi non vivrai a lungo. Sicuramente. Speriamo che questo sia anche diciamo un auspicio anche per le prossime elezioni provinciali dove si riesca ad Ah, le avere elezioni una. provinciali vedremo, ci saranno i primi di dicembre, perché c'è 60 giorni dopo le elezioni politiche, ci sono i primi di ottobre. Qui non c'è il ballottaggio su questa provincia, quindi potrebbero essere fatte dopo 60 giorni. Quindi diciamo entro il mese di dicembre vedremo. La teoria è quella, adesso vediamo se Certo. vengono, perché non c'è il ballottaggio, quindi non c'è gli altri 15 Sì. giorni che andiamo a finire al 20 Beh, ottobre, che dopo sotto Natale potrebbero non. certo. Guardi, un'ultima domanda che esula un po' da quello che abbiamo, cioè esula fino a un certo punto. Io da Matericese ho seguito un po' la vicenda Materica Calcio Macerata, Ancona e via dicendo, però non le voglio chiedere di questo perché abbiamo forse, vabbè, lasciamo perdere. La mia domanda è questa, cioè quanto conta lo sport nell'economia di un comune, ossia lo sport inteso come indotto, come tutto? Allora, lo sport è prima di tutto, prima di affrontare il discorso economico, ma anche il discorso sociale, perché per allontanare i ragazzi da cose cattive,
se noi già da una tenera età, tipo 5 anni, li indirizziamo verso lo sport, questi ragazzi non hanno tanti pensieri cattivi sulla testa. Lo sport però deve essere congruo a quello che si può permettere una città. Non è che possiamo sognare la Serie A e non abbiamo i soldi nel pallone, come non possiamo sognare la Serie A nella pallavolo se l'ha potuto fare la Lube perché è una grande azienda, Beh, certo. ma non ci sono aziende che possono affrontare un campionato di Serie A. Però lo sport L'abbiamo non deve visto. essere di Serie A o Serie Sì. B o Serie C, deve essere quello che ci possiamo permettere. Se sul pallone possiamo arrivare alla Serie D, vediamo di trovare gli imprenditori. A me dicono che una Serie D potrebbe costare intorno a mezzo 400-500 mila euro, fino a quella cifra ci possiamo arrivare. Il discorso del materiale voleva arrivare qui perché non c'era il campo, fare una. C'è stata un po' di discussione sul nome, lì non ci siamo stati molto d'accordo, e poi, sai, Macerata ha anche un campo dove possono andare 2.000-3.000 persone, Ancona ne vanno 10.000 persone, quindi al lato economico Ancona era più attraente di Macerata. Però vediamo, noi continueremo a investire su tutti i settori dello sport, siamo una città europea dello sport il prossimo anno, quindi il 2022, quindi abbiamo fatto anche delle proposte di investimento per questa città. Abbiamo fatto dei bandi per trovare i soldi, se arrivano faremo nel 2022 delle belle cose. Nelle nostre possibilità che ha Macerata, senza andare a cercare cose che dopo ci troveremo in difficoltà economiche. Certo, il passo secondo la Passo lunghezza secondo della la gamba. gamba, però a 360 gradi, perché lo sport non deve essere solo pallone, non deve essere solo pallavola, ma può essere tutti i settori che comprende lo sport. Abbiamo visto nelle Olimpiadi come abbiamo vinto parecchie medaglie su tutti i vari settori, e questo deve essere una città anche, e lo sport è Mi importante. permetta una provocazione, se la vogliamo chiamare così, ma forse è più uno spunto. Perché non fare un bel polo, un bel centro di sport paraolimpico, visto i grandi risultati che ci stanno dando questi atleti eccezionali? Io ho un progetto di fare un bel palazzetto dello sport, Bene. di rimettere a posto tutti i campi che abbiamo, compreso il campo principale che dobbiamo fare una bella manutenzione. Quindi se troviamo tramite il CONI, tramite i soldi che arrivano dallo Stato, dalla Regione, dall'Europa, di perfezionare un po' tutto quello che abbiamo, dalle palestre che abbiamo, da tutto, dai campi, perché abbiamo il BESM, abbiamo tante cose. E quindi di fare una città anche dello sport. Benissimo, lo ringrazio infinitamente Sindaco Barcaroli per averci concesso questa intervista. Siamo arrivati alla nostra deadline e ringraziando tutti quanti i nostri spettatori, i nostri sponsor, i nostri collaboratori, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Salve a tutti, buon lavoro. Grazie.